Vedrò tutti per comunque su canale, se non vi piace fare un nuovo video questa volta. Oh cazzo. Per un nuovo gameplay demo, questa volta su Black Survival. Black Survival è un gioco, un battle royale PvP. Ogni battle royale ha 10 persone. Questo gioco è disponibile anche su mobile, sull'App Store. Un tempo io lo giocavo sul cellulare, oggi vi gioco su Steam, sul PC. È molto più grande, è abbastanza fluido, forse molto più fluido rispetto a quello del cellulare, rischi meno di perdere la connessione durante il match. Ora andrò a dirvi un po' i pro, un po' i contro, e farò vedere un gameplay. Allora, il pro è un gioco molto vasto, è in continua espansione, è in continuo miglioramento, i dev ci lavorano un fottio, quindi buono così. Nota negativa? Va un po' troppo a culo. Va un po' troppo a culo perché l'algoritmo di gioco spesso e volentieri ti rema contro e ti trovi inculato ancora prima di capire di essere inculato. Di conseguenza, sì e no, è un sì e no, è un ogni. In questo gioco io gli do ogni perché sì, perché vi faccio vedere un attimino la funzionalità. Prima del Battle Royale si decide il personaggio che si vuole utilizzare. Ci sono veramente tantissimi personaggi e ognuno ha la sua specialità. C'è chi sa meglio usare il pugno, l'arma contundente, chi la lama, chi il pugnale, che più o meno i due vanno a braccetto. Armi da lancio, che per me sono i più scomodi in assoluto, ma ci sono, chi le pistole, chi gli archi. Alla fine ci sono veramente tanti personaggi, faccio giù un rapido giro. Questi personaggi si possono sbloccare acquistandoli con le monete d'oro o con i diamanti, solo che i diamanti si guadagnano veramente veramente poco, si guadagnano solamente se si raggiunge dal quinto posto in su all'interno del Battle Royale, e che è già dire, entrare nella top 5 di un Battle Royale è già tantissimo, ve lo assicuro, altrimenti bisogna comprarli con cash vero. È difficilissimo trovare effettivamente diamanti all'interno del gioco. Io infatti li sto farmando da un fottio di tempo e ne ho soltanto 352. Poi vabbè, hanno aggiunto moltissime altre cose. Vi conviene, ve lo dico sinceramente, aspettare e comprare i personaggi con le monete d'oro che si farmano molto più facilmente. Infatti vedete, tutti quelli che vedete sbloccati io li ho presi farmando monete d'oro. Facendo una rapida scrematura di quelli che ho io ho Chiara, che è una suora con la specialità dell'utilizzo di armi da taglio, quindi spade, eccetera. Ho Yunwoo, che è però un personaggio standard. Appena voi iniziate a giocare, avete questo personaggio sbloccato per partire. Ho Sisella, che è esperta di armi da lancio, ma io la utilizzo con le armi da fuoco perché è comunque la sua specialità. Infatti, lei è sia armi da lancio che armi da fuoco. Ho Jackie, altra esperta delle armi da taglio. Fiora, che l'ho sbloccata da pochissimo, perché adesso vi faccio vedere cosa hanno aggiunto, ed è secondo me una grandissima comodità, è una cosa bellissima che hanno pensato, molto funzionale. Ho Jenny, esperta contemporaneamente di pugnali e armi da fuoco. Hanno aggiornato, hanno cambiato queste icone, vabbè. Dettagli, dettagli. C'è Yejin, che è esperta dell'uso dell'arco e del pugno, quindi del corpo a corpo. Siukai, che è da taglio. E poi questo non l'ho ancora sbloccato, però c'ho il free trial. Diciamo che ogni tot di tempo vi aprono un certo tot di personaggi free trial che potete provare e nel caso acquistare. Però sinceramente parlando non mi piace fare così, mi piace avere il personaggio proprio fisicamente e poi poterlo utilizzare quando voglio. Ora, detto questo, partiamo immediatamente con il gameplay, andiamo su un match normale, una partita normale, unlimited, perché sennò mi declasserebbero Sisella da rank 5 a rank 4. Perfetto, ho trovato subito un match. E ora vado a concentrarmi perché vi assicuro non è affatto facile, anche perché i tasti sono abbastanza abbastanza scomodi. Iniziamo subito. Eccolo là, Dio di un cristiano. Ok,
perfetto. Allora, per il momento teniamoci quella pistola. Teniamo pure questa, che non so mai. Questo mi dammelo. Mangia. Senti, butta via la pistola. Mi servirebbero proiettili, perfetto. Questo mi serve. Questo mi serve. Questi mi servono. Andiamo qua. No. Che cazzo. Per il momento non voglio. Eh no, che cazzo, questa è pista stronza, questa è pista stronza. Quanta gente c'è? Quanta cazzo di gente può esserci? Non... Perché poi sono tutti qua? Ero sbagliato, vaffanculo. Mi serve un pezzo di ferro, un maledettissimo pezzo di ferro mi serve. Ancora qua è questa, ma Dio di un Cristo, e toglie già 55. Cioè, vedete? Ah! È arrivata anche l'altra, Dio! Dai! Oh, alleluia! Via questo. Ma mi serve il laser, il puntatore. Ai, cazzo, qua. No, non mi serve. Sì, questi mi servono, vai. Questo mi serve, questo mi serve. No. Questo. Mi serve acqua. Vai. Ho 20 secondi. No, cazzo! Quelli mi servivano. Cazzo, non ce la faccio. Fabbrica. Pregando di Dio che se ne siano andati. Non se ne sono andati, figurati, quando mai? Allora, questi sì. Uno, due, ok. Voglio questi. Questi dammeli. Sì. Oh, sì, hanno tolto di mezzo quella OP, ok, hanno tolto di mezzo quella OP, buono. Si saranno equalizzati per ammazzarla, perché quella stronza è OP. Come tutti i personaggi appena introdotti in questo gioco, eh. C'è da dire, appena un personaggio viene introdotto nel gioco diventa il personaggio più forte del mondo. Cazzo, non ce l'ho. Riprovo nella fabbrica. Ma non se ne va mai sta stronza, che palle! Minchia, levati di mezzo! Ed è qua, mo'. La stronza mi sta inseguendo. Piazzatela, per il momento piazza questa, piazzala qui. Però non ho spazio nell'inventario. Non sono messo bene, non sono messo male, sono così. Devo aspettare un attimo. Dio di un Cristo! Via! Devo riprendermi. Allora, c'ho la fortuna di avere un'arma molto potente in canna, quindi l'unica sfiga è che con questa non ci tiro. Dove posso andare? Dove posso andare?
Eccoci qua. Quello che vi dicevo. Vedete? Culo. Questo gioco va a culo. Ed è un problema il fatto che questo gioco vada così tanto a culo. Perché andando così tanto a culo succede questo. Che tu non hai il tempo di fare niente e vieni comunque segato. Nonostante questo mi ostino a provare a giocarlo perché, di, come ho detto prima, c'ha delle potenzialità. È un gioco che ha delle potenzialità, ma il fatto che vi siano delle potenzialità vengono comunque sprecate da un gameplay che veramente si basa troppo, detto eccessivamente, troppo sul culo. Se tu non hai culo, muori. Puoi essere il giocatore più forte di questo mondo, ma vieni comunque steccato nel culo. Detto questo, poi spero di avervi incuriosito, spero di avervi dato delle nozioni utili per apprezzare o odiare questo gioco. Ditemi voi cosa ne pensate. Link al video sempre in descrizione del video. Se non siete ancora iscritti su YouTube, iscrivetevi. E noi ci rivediamo in un prossimo video, o demo, o cover, o quel che cazzo che sarà. A presto! Ciao ciao!